Ma certamente, ovvio, lui ha sempre delle ottime idee. Lunedì ci sarà un incontro, ci hanno dato come dovevano darci la data e l'ora precisi, e di conseguenza ma non ho fondamentalmente grosse notizie, se non quelle che lunedì alle 15 ci sarà un incontro, quello che abbiamo chiesto, in cui continueremo a portare avanti le nostre osservazioni sulla legge elettorale. Vogliamo fare una legge elettorale buona per il Paese in 100 giorni. Non ci sembra che dall'altra parte l'Italicum sia messo su un binario veloce, anzi sia su un binario morto, quindi noi vogliamo dare una mano al Paese e fare una buona legge elettorale molto velocemente. Il nodo rimane sulle preferenze? Ma le preferenze, il nodo è per loro, non è certamente per noi. Non capiamo sinceramente quale sia il problema di introdurre le preferenze e ridare agli italiani la possibilità di scegliere i propri candidati. Se voi andate a riprendere il discorso del secondo insediamento di Napolitano di aprile dell'anno scorso, terminò proprio invitando la politica a fare una legge elettorale che ridia ai cittadini italiani la possibilità di inserire, di scegliere i propri candidati. Il fatto che la sua proposta legge elettorale non porta alla governabilità, non ci sarebbe una certezza, un vincitore di giorno delle elezioni. Questo ne discuteremo al tavolo, è un argomento tecnico, ovviamente anche politico importante, abbiamo iniziato a parlarne al primo incontro della scorsa settimana, ne parleremo ancora di più in modo più approfondito al tavolo. Altre notizie non ci sono, se non che lunedì ci sarà questo incontro. Grazie.